Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questo cortissimo episodio ragioneremo brevemente del perché non vi serve un mixer hardware per fare podcasting. Il mixer audio è un controller, come tanti altri, scheda audio, sonora, MIDI e quant'altro, che permette di gestire a 360 gradi l'audio. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete aumentare, abbassare e modificare i canali audio che sono collegati al mixer. La domanda ovviamente che sorge spontanea è: ma serve davvero per fare podcasting? Allora, ci sono due tipi di mixer, c'è il mixer da regia, che è una cosa enorme con un sacco di pippoli, che ovviamente è una cosa esagerata, cioè nel senso gestisce oltre 40 canali alla volta, permette di reindirizzarli verso equalizzatori audio, controller audio, e praticamente è più un apparato da regia radio televisiva che praticamente per un uso hobbistico. Poi abbiamo il mixer da DJ. Questo praticamente è simile, diciamo, al mixer da regia, ma ovviamente gestisce molti meno canali. Il mixer da DJ, come si è detto, di solito utilizza fino a 8 canali per volta, con può aggiungere, diciamo, degli effetti, alzare o abbassare gli alti, i medi e i bassi. E praticamente a cosa serve? Ci si può aggiungere, diciamo, degli effetti sonori, e c'è da dire che rispetto ad una normale scheda audio questa può soltanto praticamente modulare i suoni, ma non li può gestire. Ora però c'è da dire che quando si fa un file audio per il podcasting, che ci si registra sul microfono, o ci si registra con un software per la gestione del sonoro, quindi si costruisce la pista audio separata dalla pista video, oppure si decide di utilizzare, diciamo, il microfono e contemporaneamente video registrare anche la pista video. Successivamente praticamente si può andare a editare l'editing dell'audio, che si può fare dal software di gestione dell'editing audio, oppure anche i software di editing audio video permettono di aggiungere effetti e modificare praticamente l'audio. Chi è che vuole praticamente comprarsi un mixer da regia? Della propria registrazione audio, solitamente abbassando gli acuti e alzando i bassi, sperando, diciamo, di generare una voce falsa e generalmente più attraente per potenziali, diciamo, ascoltatori. Ma questa è una strategia che, se la volete fare, la potete fare, ma secondo me sono soldi buttati, perché parecchio dell'editing audio lo si può fare banalmente via software.